Pronto? 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 Sì, pronto? Ah, salve. Ciao, dimmi. Ho intanto congratularmi con la vostra trasmissione, anche se, a dire la verità, è solo la prima volta che la sento. Ah. Comunque, complimenti. Volevo chiedermi se per caso voi, nelle trasmissioni precedenti, avete trattato, adesso non so se non sono molto ferro in materia, avete trattato anche del satanismo come... Mi senti? Benissimo, Sì, no, la radio qua vicino, qua vicino, sì. allora ti spiego questo. Il satanismo per noi lo accettiamo soltanto dal punto di vista pagano, cioè come momento di liberazione della coercizione cristiana. Dopodiché, Sì, infatti. o è Daimos, cioè il Dio che cresce dentro alla greca, oppure lo rifiutiamo perché è un altro modo per mettere in ginocchio le persone, per appropriarsi delle persone. Cioè noi l'abbiamo solo trattato in quei termini e basta. Cioè non esiste, per noi il processo è sempre un processo di liberazione dell'uomo, per cui riusciamo a capire che quando le persone erano molto soggiogate dal cattolicesimo ricorressero anche al demonio pur di uscire fuori. Però una volta fatto questo, se sostituiscono Satana a Dio, per noi è la stessa cosa. Capito? Ah, beh, certo, sì. No, volevo appunto chiedere in quanto ho sentito anche appunto prima dei libri, sì, beh, contro il cristianesimo correttamente in quanto come religione no. Però, no, niente così per informarmi anche perché so che appunto avete libri, ad esempio anche scritti, lì che si possono solo ordinare. Sì. E volevo chiedere se per caso ne avreste qualcuno che tratta il tema del satanico, di... No, noi non No. trattiamo il tema specifico. L'unica cosa è il discorso di Daimos, cioè il Dio che cresce dentro, che per i cristiani diventa il demonio da scacciare negli esseri umani. Cioè impedire agli esseri umani di farsi Dio, che è quello che Dio dice che l'uomo non mangi dall'albero della vita eterna perché altrimenti diventa come me. Questo è il concetto fondamentale, il concetto portante. Ah, va Però bene, c'è comunque. concorrenza, no? Eh? Dimmi. C'è concorrenza, altrimenti. Cioè, no, vabbè, insomma, Sì, dai. in un certo senso. Questo è il concetto portante. Dopodiché, chiaramente, ognuno poi se lo lavora, perché il demonio, cioè cacciare il demone in Palestina era cacciare una specie di demone alla palestinese, che era un'altra cosa. Mentre invece dopo si è sovrapposto il discorso daimos greco o genio nella religione romana, che erano quello da scacciare. E avete visto che si è detto prima parlare anche di stregoni, avete in che senso, come trattate voi nel senso della magia? Questo sono 150 ore di trasmissione che andiamo avanti. Non Però purtroppo posso, mi è non, capitato solo cioè, da oggi, l'ho saputo da guarda, poco. se tu vieni alla conferenza di Treviso che Ma teniamo, qua è una conferenza Vicenza pubblica a ingresso libero, in circa 50 minuti ti esponiamo i principi fondamentali del pensiero. Ma ho difficoltà a venire fino lì. Ho capito. O se no, al limite, non so come fare, o al limite ascoltare un attimino le trasmissioni nostre e fare Sì, qualche beh, telefonata, al più spesso limite, comunque, sì. puntualizzando. Va bene. D'accordo. Grazie, Comunque, buongiorno. una cosa, se vuoi sapere qualcosa di più sulla stregoneria in termini generali, Perché? scrivendo all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, l'ultimo bollettino pubblicano il crogiolo dello stregone, che è quello che abbiamo trattato per molte trasmissioni. Ah, va bene. Per cui dopo darò l'indirizzo ancora. D'accordo? Va bene, grazie. Ciao, Buongiorno. arrivederci, saluti. Hai trattato il tema anche dell'autosuggestione, mai? Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Ascolta, che si di un attimo fa Claudio, cos che ti ho detto? Cosa ho detto? Ti ho detto che qui che sei d'accordo con te, bene ti ascolti una storia altra. Qui che sei contrario di te, ti butti No, sul questo mi telefono. insulta. No, signorino, guarda che ti ho detto Ah così sì? perché Vabbè, ho la registrazione.
Allora rettifico un poco, va bene? Ecco, no, perché anche che altre volte che mi ho telefonato, perché sono contrario di ti, del paganismo, una storia altra, te mi che butto sul telefono. Adesso butto pure su. Ma perché chi che è contrario al vostro paganismo che butta sul telefono e invece perché, di essere persone educate, istruirle come che vivi altri? Sì, sento per, vuoi che ti risponda? Sì. Perché? Perché una volta io ho tentato di parlare con me, di, te che butto sul telefono. No, aspetta un attimo, non a te, no a te. A sì, sì, a me. Sta bene, un attimo, posso un attimo? Sì. Ho tentato di parlare con delle persone esprimendo le mie idee, e sento si mega fatto. Il mega torturà per 7 anni e dopo il mega sarà la lingua in una morsa di ferro e dopo il mega brucia vivo. Ma come mai che ci sono ancora al mondo? Ah? Come mai che ci sono ancora al mondo che ti abbrucia vivo? Cosa devo fare? Sono ancora qua. Ah, ti sei la reincarnazione ora? Infatti. Ma guarda. Vedito. Beh, ora bisognerebbe che te venissi qua a casa mia e farmi dimostrare dirmi che razza di incarnazione che ti hai avuto te. Quando tu mi dimostri Dio, io ti dimostro questo. No, mi non ti dimostro niente. Però mi hai fatto, non fastidio perché sennò è una brutta parola, che ti hai detto prima, 5 minuti fa, che ti hai detto che chi che parla con te, chi che è d'accordo, ti ascolti, chi che è disaccordo ti butta sul telefono, no, ti devi ascoltare, anche in contrario di te. Riascolto la registrazione, per essere sicuro che ti abbia ragione e sono d'accordo con te. Sì, ascoltia, te che dite così, Non mi ha fatto talmente male, st'altri, non mi ha fatto mai parlare, non mi ha fatto mai dire le mie ragioni. Claudio, anche te parli anche papà un'ora, due, tutti quanti si contrari. No, io 2000 anni che parla. E no, non puoi parlare se noi lo occupa. Lo occupa, noi che butta sul telefono, lo occupa. Addirittura. Cazzo, mi fidesso, non ho mai sentito 600, che uno sei. Abbiamo 600 milioni di morti, Mm. 600 milioni, sai un nome dopo l'altro. Da che anno? Ah? Da che anno? Dal 400 quando fu proclamata la pena di morte per i paesi. Ah, te me parli di avanti Cristo, ma adesso, adesso sempre qua. Sempre Dio, sa. È sempre lo stesso pazzo di Nazare, è sempre lo stesso Dio. Gli ordini gli è sempre la stessa persona. Erano vermetti quelli là. Capito? Non è, la gente non è cacca. Capisci? No, non ho capito bene, cosa si è detto? La gente non è cacca. Le persone non sono cacca. Va non bene. Non può essere bruciate e usate come concime. Ma no. Capito? Va bene, ma cosa che entra il discorso adesso della cacca qui, pagani, che perché si può parlare di altri? Ordina, quando il Gesù di Nazareth ordina di sgozzare i nemici che non lo hanno voluto che lui comandasse, amico mio, lui ha ordinato i massacri e li ordina ancora oggi. Chi sta Gesù di Nazareth o Pilato? Che no, altri? No, se vuoi ti do la citazione, vuoi la citazione precisa? Ma guarda che mi... Va bene, adesso ti metto giù il telefono. Sì. Va bene? Guarda che no, sono già queste robe qua, ma te mi parli di 3000 anni no, fa? Cosa mi interessa di essere deviati di 3000 anni fa, Claudio? Cosa mi interessa di essere di 3000 anni fa? Vogliamo che adesso ti te parli paganesimo di adesso. Va bene, d'accordo. Ecco, come se il paganesimo di adesso, non di 3000 anni fa. Anche dopo ti dici che ti ha avuto il telefono? No, sì, perché voglio che te mi spieghi benissimo, cosa che c'è il paganesimo adesso. Va bene, d'accordo. C'è il paganesimo che si è occupato tutte quante chiasente. C'è quel che i cattolici stanno ammazzando. Ecco, e i cattolici cosa si devono fare? Ciao Mario. E il paganesimo, ecco, Mario, vedo, adesso voglio proprio una spiegazione, sentite si calmo, se si arrabbiate, cosa che c'è il paganesimo dei altri. Compare a Ciao amica mia. Vabbè, come sono sul telefono. Il problema è scusa un attimo, grazie per piacere, dai. Il problema è se questo, il problema vero è questo. Il Dio è sempre lo stesso, cioè il fatto che lui l'abbia detto 5.000 anni fa, 20.000 anni fa, non mi interessa niente. Cioè, oggi come oggi i cattolici prendono i bambini e gli dicono: Dio ha creato Adamo ed Eva. E li metto in ginocchio davanti a quel Dio. Davanti a quel Dio che gli dice: sgozzate i nemici, quelli che non vogliono mettersi in ginocchio, non lasciare che strega viva. E cioè, per cui è sempre la stessa cosa. Finché i cattolici non condanneranno chi ha massacrato Sodoma e Gomorra, i principi saranno sempre gli stessi.
che dopo le lotte sociali, le lotte di liberazione, tutto quello che è successo, gli abbia impedito ai cattolici di esercitare tutto il loro potere, di accendere i roghi. Ricordiamoci che i roghi sono stati spenti quando la Corte di Cassazione francese cominciò a cacciare via i magistrati che bruciavano le donne nel XVII secolo. Cioè non è che siano stati spenti perché la Chiesa Cattolica ha detto non bruciamo più le donne indifese. No, diceva bruciamole ancora. La magistratura ha dovuto cacciare via quei giudici che accettavano queste robe dei cattolici. Per cui i principi di morte, i principi di strage sono sempre gli stessi. Vediamo un attimo. Pronto? 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 Sì, pronto? Sì, pronto. Devi parlare per telefono, ascoltarmi per radio. Sì. Dimmi volevo, tutto. Volevo precisare una cosa su quei miliardi che diceva quella signorina, no? Che infatti non è successo così, è successo tanti anni fa però, e quindi i soldi che non si sa appunto che fine avevano fatto, perché hanno fallito questa banca, sono stati fatti dei giri sbagliati, non si sa come, per coprire questo buco, il vescovo di Padova voleva, che sapeva che Padre Pio aveva questi soldi liquidi, li voleva, e Padre Pio non ha ceduto, perché ha detto che questi 6 miliardi erano soldi della povera gente, che lui aveva il progetto di fare la clinica, e infatti non ha ceduto e ha fatto la clinica. Ecco, questa è la storia dei 6 miliardi. Ciao. Va bene. D'accordo per la storia dei 6 miliardi, nessuno mette in discussione che ci siano state tutta una serie di variabili, tutta una serie di scusanti, una serie di aggravanti, scusanti, magari la scusante per il frate, l'aggravante per quello che ha maneggiato i soldi, nessuno discute questo. Si discute il fatto in sé, cioè si discute il fatto che il frate lo abbia dato per fare una speculazione, che poi sia stata attenuante, aggravante, eccetera, non ha importanza, insomma. Che poi, tutto sommato, io so benissimo che i cattolici sono dei speculatori in sé, perché lo dice anche il Gesù di Nazareth: se uno vi dà un soldo e voi quei soldi non me ne restituite almeno 5 o 6, adesso non mi ricordo esattamente come la parabola, al limite ve la vado a cercare, siete condannati, io vi condanno, perché se io vi do qualcosa voi dovete moltiplicarmela, se non me la moltiplicate io vi condanno. Vediamo un attimo. Pronto? Sì, Claudio? Sì, dimmi. Mi senti? Sì, ciao Marco. Sì, ciao. Sto attento. Beh, intanto mi tanto fatto... grazie per la cassetta. Ah, è arrivata. Ti manderò una cassetta come ringraziamento. Vito, siccome è Gesù di Nazareth, anche a te ora. Un talento, e mi ti ho dato un talento, e ti meriterei un talento. Ma basta che sia... Dai, va che ho fatto lo scherzo. Stiamo volta. Guarda qua. Mi ho talmente che l'altra volta di dirti questo. Tra l'altro te l'ho conosciuto e mi fa piacere di averti conosciuto. Comunque, grazie. Avviso per qui che, non so, se scandalizza qui te sente, che non ti si vestio né con vesti lunghe, né non te che, come se che si dice, amuletti, insomma non te si uno stregone. Mi credevi vedere lo stregone se ti sei fatto come me, te che i pantaloni, il maglione, la camicia, come tutti. Che parla strano, ma voglio dire, vale che nell'immaginario, che c'è anche qui che pensa che ti fossi vestito in modo strano. Ah sì? Sì, sì, ti dico, quando che ti dici stregoneria, paganese, stregoneria e magia, no? Credi che ti fossi vestito chissà come, penso. Ma no, penso, parlando con qualcuno mi ha detto chissà come chi si vestirà sta gente. Va bene, dai, non importa. Voglio assicurare la gente che ti sì, penso... In mezzo a tutti gli italiani ti fai figura di essere un italiano che ti come tutti. Veramente no? Oggi sono vivo anche con la cravatta. Ah, ostia, e ora sì. No, non sono riuscito a cambiarmi. Ti si tira addirittura, insomma. Capito? Guarda qua, quello me l'ho dimenticato di dirti. Siccome che la trasmissione sul Pibeo, no, entra adesso, diciamo, no, anche perché mi piace che la gente partecipa, eccetera. E se è un peccato che a 4 mesi ti finissi, perché sarebbe puito che la gente si stimolasse a venire fuori a parlare. Ecco Mario qua dietro. Ho capito. Attento, quello che mi premevo domandate, non ti potessi mica trovare o magari un accordo con Mario, probabilmente, perché se non ti puoi in nessun altro giorno a avere qualcosa di più del tempo durante, no, diciamo. No, non è possibile. Non sono è possibile. Già d'accordo così.
Ho capito, abbiamo no, già discusso attentamente. Non voglio disfressare la trasmissione, no, di Mario. Scherzito, anzi. Però se ti potessi far scambio, Mario, so che dopo ti è 7 te riprendi, no? Sì, esatto. E magari se Mario potessi invece far lui fine 7 e 7 e mezzo, e ti Mario ti desse mezz'ora. Abbiamo già discusso la faccenda, Marco. Non si può. No, non è possibile. Mi spiace perché sul Piveo te sei bisogno che te dai posto. Vabbè, va, non importa. Grazie, Marco. Ciao, saluti. Ciao, ciao. Ciao Giampaolo. Sei andato via? No, sei qua, sono qua. Ciao Marco. Ciao. Vabbè, visto che non sono vestito da con le tuniche, cioè, ma dimmi con le tuniche che ha sui preti a vestirsi, cioè mi sono nato con i jeans praticamente. Vabbè, adesso metto la giacca e cravatta perché purtroppo ho deciso di assumere anche sto aspetto, qualche volta riesco a cambiarmi, qualche volta no. In conferenza a Treviso sarà in giacca e cravatta, penso. No, spiegami un attimino il termine su mano. Su mano è una un Giove dell'oscuro. È Giove è l'atmosfera, è la coscienza di sé dell'atmosfera. Sai perché te lo chiedo? Perché c'è il monte, cioè, su mano. Certo, ma infatti è per alcuni pagani del Vicentino è anche sacro quel monte, purtroppo, e il vescovo Nones ha ben pensato di metterci la una croce sopra il monte proprio per sfregiarlo. Quando dopo i pagani vicentini si sono ribellati a questo e hanno cominciato a protestare, allora oltre alla croce si hanno messo anche il Cristo, credo, più o meno una roba del genere. Pronto? Sai, Lilli De Mestre, buongiorno. Buongiorno. Non mi viene in mente che non occorre che ne mi dia dei secchi, padre Luciani è a fine che ha fatto e che non siamo buoni venire a cao in nessuna maniera, perché noi può tirare fuori i resti, si è fatto Egi per poter verificare se è morto, le cose che è morto, perché si intoccabili, mentre adesso Salma non si potrà mai riassumare. E ora non occorre che andiamo tanto distanti, che ha detto a tutti fuori di denti che io ho coppa. Beh, ma sai, Papa Luciani, secondo me è stato fulminato da Dio in casa per quello che sapevamo, dopo tutti gli scandoli che gesì qui vescovi, qua gente, e tutti chi giri detto che gesì chi corre come matti, va bene? Non corre che andiamo tanto distante, però mi dico una roba, arrivata alla mia età, che sei 63, non me ne cavo uno. E dico che arrivato a questo punto qua mi vivo bene senza religione. Capito? Perché penso che religione se stessa è come che si comportiamo, e il coraggio di dire anche ai robe che si pensa, e per me si stima della persona, uno può dirmi che non va bene e va bene, però mi viva la mia idea senza tubare nessuno, comunque ti non ti ha offeso nessuno, ti ho messo so hai ma non hai problemi, non ti preoccupare, tutto è questo che ti ha fatto, non ti sta scorretto, grazie, ecco. E non occorre andare tanto distante, perché che bello omicidio è dentro, e che fa finta di niente, più musi de toe a de ori non esiste. Vi saluto. Ciao Lili. Io però non sono d'accordo con la Lili, perché per me Luciani è stato fulminato dal Dio dei cristiani, perché dopo che lui ha sparata del Dio, non è solo padre ma è anche madre, per me è stato fulminato. Comunque siamo per le battute, va. Stiamo facendo, no, non è interessante. Lui aveva in mente un'altra cosetta, un gioco sporco aveva in mente. Pronto? Pronto. Parla diretto. Ciao, sei te, sento. Cosa miro? Dimmi. Dite, è ciumano, mio, so bene perché abito poco distante. È una da parte dei Piovene Rocchetti, a un quarto del monte che ha fatto la chiesa. Sì. Era l'angelo, era la papessa. E una volta all'anno, il primo maggio, mi ricordo, se andava su con qui del patronato, se andava in cima e faceva la messa in cima. Ho capito. Ecco, comunque parla che sia stato un vulcano spento comunque. No, vabbè, te mi senti? Sì, ti sento. Allora, mi invece sto pensando di fare dei riti pagani sul mano. Se puoi farli? No, ci sto pensando, come farli? Basta che ti assa i preti, ya, papà. No, chi mi assa col cavolo, chi mi assa. Comunque sono d'accordo con te, fai Luciani, ti sto fatto fuori da Margingo. Te dici? Pronto? Io. Ma perché che a volte la finestra che andava fuori, che ha detto che lui ha di spare
parlare di poeti. Sì, il giorno dopo è morto, il giorno dopo, una settimana dopo è morto. Sì, è questa leggenda, sì. E che altro gli va a mandare in pensione in America. Esatto. Ecco, prima di la storia. Perché che non è credere? Bon, ciao. 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 Ciao, ciao, grazie, ciao. Sì, è tutto vero questo, cioè nel senso che c'è anche questa leggenda di Marsincus che circola, insomma, di là di questo qua. Bene, allora noi cosa faremo adesso? Praticamente prenderemo gli esempi che abbiamo preso del paganesimo e andremo a discutere, a definire gli altri due canti del mondo. Cioè noi praticamente, io sono uguale a ogni altro dio che mi circonda. Io posso mandare a quel paese qualsiasi altro dio. Io, il sole è un dio, io parlo col sole, se non voglio parlare col sole lo mando a quel paese perché mi sta accecando. Se non voglio mandarlo a quel paese non ha importanza, cioè non sono assoggettato a nessuno, però ogni volta che io punto l'attenzione su qualcosa, io fondo il crogiolo. Vediamo un attimo. Pronto? Sono io? Sì. Cioè, a proposito, non so dove viene, a proposito del Suma, del 50 anni che è sua croce, non so, il mio vescovo noni, se aveva sì, ancora sì. Una, no, ma credo che il Cristo l'abbia messo lui ultimamente, eh. Non so, comunque... Dopo i riti pagani, dopo... Bon, ecco, comunque... Comunque porto conoscenza, insomma, ecco. Sì, 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 no, non volevo dire che era stato messo adesso. Bon, bon, ecco. Non volevo dire questo. Ah, bon, perché avevo capito sì, che... Sì, no, 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 no. Ciao, non saluto, mi riferivo a questo, comunque. Credo che il Cristo l'abbia... credo che il Cristo l'abbiano messo solo ultimamente, ma anche se sbaglio, prendete sempre col dubbio quello che io vi dico, sempre col coso d'inventario, sempre andare a controllare quello che dico, anche perché a volte sbaglio molti verbi e molte cosette nel dire le cose. La verità di solito si va sempre a cercarsela, se la trova dentro noi stessi. Bene, mi qua con Mario che seta a Fluvia qua alle mie spalle e sono leggermente in difficoltà. Andiamo avanti ancora, ve l'ho parlato del DNA, ve l'ho parlato e parleremo dei quattro canti del mondo. I quattro canti del mondo siamo noi altri che se fondemo con tutto quello che abbiamo attorno. E questo è il paganesimo. Non ci si può convertire al paganesimo, ricordiamoci sempre questo principio. Il paganesimo non è una verità, il paganesimo è un percorso di libertà. La signora che dice, ma io non riesco a capire cosa che sia il paganesimo. Per forza, amica mia, tu vuoi una verità davanti alla quale metterti in ginocchio, ma io non te la do. Io ti do un percorso di libertà, ti do un percorso di percezione. Se tu sei già in ginocchio, sei stata... che è stata dal cattolicesimo, io non ci posso fare niente. Cioè, mentre i percorsi di coercizione, i percorsi che tendono ad assoggettare le persone, sono delle cose che dall'esterno arrivano alla persona, i percorsi di liberazione sono delle cose che possono nascere solo all'interno delle persone. Non è possibile che uno libera un altro, non è assolutamente possibile. Per cui l'amica mia che non mi riesce a capire, quelli che non riescono a capire, questo non significa che io non dica tante cazzate, per carità, mica ne dico tantissime cazzate. Però il fatto stesso di dire, ma come, non te ne parli mai del cristianesimo, l'unica roba che mi riesco a sentire, ah, sei che te la tolgo il macellaio, te la tolgo il pazzo, ma non riesco a capire il paganesimo. Non è che voi non riuscite a capire, è che proprio non potete farlo. Nella stregoneria, che cos'è il segreto? Che cos'è il segreto nella stregoneria? Non è altro la nostra incapacità soggettiva di afferrare quanto ci circonda. Però non esiste qualcosa che viene nascosto. Tutto è manifesto, tutto è presente. È il nostro percorso, il nostro cammino che deve andare a cogliere tutto quello che ci serve. Ora, siamo noi che dobbiamo trasformarci. Noi non siamo creati ad immagine e somiglianza di un Dio. Noi siamo forze di quello che esiste, siamo espressioni degli adattamenti dell'esistente, necessità, la volontà, tutto quello che ci ha costruiti attraverso le trasformazioni di decine di miliardi di anni sta dentro di noi. Ultima telefonata. Scienza questa, eh. Pronto? Pronto? Sì, mi senti? Pronto? 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 Sì, parla pure. Ascolta. Tu mi dici che il paganesimo non è una cosa che si capisce, non è una religione, vero? Capisci? Sì, ti sento. Come hai fatto a capirlo? Perché mi sono trasformato. Trasformato? Sì. E com'è stato? Un miracolo?
E il crogiolo dello stregone serve a capire come una persona si può trasformare. Sono delle indicazioni. Dopodiché ogni persona le prende e le usa. Ma ascolta, e allora per avere fatto anche questa scelta tu devi conoscere anche tante altre cose per sapere se questa è vera o no. Ma sai, Socrate diceva che lui non sapeva niente, Carneade diceva che lui era un presuntuoso, perché in effetti qualcosa si sa sempre. Ma non si sa chi abbia ragione. Io non capisco, ma come hai fatto a percepire questa tua, che non dici che comunque, è una religione, e fartela tua completamente così? Io non ti dirò mai qual è il mio percorso, perché tu non dovrai mai imitare il mio percorso. Mai. È un fanatismo il tuo. Ah! Sei fanatico. No, guarda che se lo vuoi fare sono fatti tuoi, lo paghi come l'ho pagato io. Cioè, io, guarda che bisogna essere convinti per fare quello che fai te. Guarda che quello che ho passato io per diventare ciò che sono, io non lo auguro a nessuno. Ti dico, è molto più semplice, se si può fare lo stesso percorso con molta meno fatica. Ma quello che ho passato io non te lo auguro. Cioè, sia chiaro questo? Mi senti? Sì. Per cui io non ti dirò mai cosa ho fatto io, anche perché mi sono impegnato, insomma, non ma non perché non siano segreti. Ho capito, ma allora perché non perché parli siano per segreti, radio, sono no, indelicatezze, eh? Perché parli allora per la radio così? Perché ti dico delle cose dalle quali qualcuno può attingere, qualcuno che è uguale a me, che è simile a me, può dire: "Beh, non sono io solo io matto, c'è anche lui che tu è più matto di me". Tu parli che nessuno può, insomma, capire le tue cose. No, molti però le capiscono. Vorresti anche convertire uno che crede in Dio. Ci sono centinaia di persone che capiscono quello che io dico, non è che nessuno lo capisce. Non è importante. Non è importante, noi non ci interessi i nomi. A noi mandiamo dei messaggi, mandiamo un insegnamento, perché le persone riescono a dire: "Beh, effettivamente questa roba l'ho sentita anch'io, questa cosa qua mi assomiglia al mio sentire". Ma non mandiamo le cose perché le persone si assoggettano a quello che diciamo noi. Beh, per dire la verità, io penso che se insomma le persone... No, non dico convertirsi, perché tu dici che non è una religione. Saresti più contento se la pensassero come te? Diciamo che farei meno fatica, questo sì. Sarei più tranquillo, questo è vero. Perché se io devo fare uno sforzo 10 per affrontare oggi come oggi il cattolicesimo, se fossimo in 100 farei uno sforzo 5 per affrontare le stesse cose. E anche un'altra cosa, guardando bene il mondo come va, che io penso insomma anche la natura sta andando, tutto stanno uccidendo gli animali, la natura... Dopo cosa guardate voi? Il cielo, c'è il buco dell'ozono, perciò il sole non si può neanche ben guardarlo. Sì. E allora cosa succede? Guarda, quando la natura è tutta andata in fumo. Senti, io vorrei continuare a parlare con te. È un discorso da farsi. Certo. Senti, io sono costretto a chiudere perché c'è Mario. Ciao, grazie. Però mi ritelefoni, promesso? Sì, ciao. Ok, ciao, grazie. Ciao. E io devo chiudere perché qua c'è Mario. Vi ringrazio tutti quanti. Gianpaolo. Ciao, vi saluto a tutti. Ciao. E questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ricordate che sono ancora in radio fra le 19 e le 20. Se qualcuno vuole, continuerò il libro d'Anticristo. E farò un commento ad alcune affermazioni di Kant. Ricordatevi che c'è il 7 febbraio a Treviso c'è la conferenza di Magia, Stregoneria e Paganesimo come un progetto di liberazione, via Corso del Popolo 29, Palazzo Oniego, e vi aspetto tutti quanti e a risentirci stasera. Ricordatevi che sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, se qualcuno interessa. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie di avermi ascoltato e a risentirci fra le 19.